Arrivati al termine della lettura di Manzoni, dei Promessi Sposi, volevo fare questo video per poter dire perché secondo me vale la pena di leggere o di affrontare questo romanzo. Questo lo dico così, insomma, per quelli che forse ancora non ne apprezzano fino in fondo il valore, perché si tratta, secondo me, di un grande romanzo, nonostante tutto, nonostante che forse ci è stato proposto quando eravamo troppo piccoli per capirlo in profondità e quindi ci ha annoiato in qualche modo. Forse perché la storia è anche una storia così, che potrebbe sembrare non di quelle avvincenti dal punto di vista avventuroso, come forse adesso siamo abituati a, o siamo più abituati a sentire, con un ritmo forse più incalzante. Poi perché si tratta di un romanzo lungo, e si tratta in realtà anche di un romanzo abbastanza difficile. Uno che prova a leggerlo ad alta voce si accorge come sia difficile questa lettura, perché è una lettura complessa, proprio per come è scritta. Il periodare di Manzoni non è un periodare semplice. Ci sono tanti dialoghi, ci sono tanti caratteri che emergono e quindi vanno tante tonalità umorali, affettive. Personaggi con caratteri molto diversi, che in qualche modo bisogna cercare di rendere, almeno peggio. Ma proprio anche la costruzione del periodo è una costruzione difficile, complessa, che però Manzoni riesce a gestire molto bene. E allora proviamo a dire perché, in pochi punti. L'italiano di Manzoni è bello. È una lingua di cui ci siamo in parte dimenticati tutte le possibili sfumature. Il suo modo di dire, le frasi che adopera, che sono tipiche anche di un linguaggio ormai purtroppo superato, sono belle da ascoltare, sono interessanti. Ci sono espressioni che è un gusto, insomma, no? È un gusto sentire. Il modo, quindi l'italiano, il modo, la lingua, questo riprendere contatto con quella che è una autenticità della nostra lingua e la bellezza dell'italiano che Manzoni riesce a rendere in maniera così perfetta. Per capire la sottigliezza bisogna ascoltarlo, bisogna leggerlo, non si possono spiegare, ma comunque la lingua è un valore primario quando si legge questo libro, secondo me. La capacità che ha Manzoni poi di usare vari stili narrativi, cioè di usare il linguaggio diretto, il linguaggio indiretto e anche di intromettersi, di fare delle considerazioni sue, il tono ironico che riesce a usare talvolta, i suoi commenti, anche sarcastici. Al di là di questo, però, senza essere moralista, facendo capire o nel suo modo di descrivere certe cose, certe scene, nel momento in cui ci dice così andavano allora le cose, però insomma, noi capiamo benissimo che le cose andavano allora così, quando andavano male, ma continuano ad andare così, insomma, no? Questo suo insinuare, questo suo continuamente tratteggiare, quindi si sente la sua penna, la sua personalità. Sente anche il suo giudizio in qualche modo sulle cose. Questo modo di usare la forma romanzo, come una grande sinfonia, in cui c'è un tema che prevale ovviamente, ma in cui giocano tanti altri temi, in cui ci sono tante altre voci che entrano, figure, personaggi, ognuna col suo carattere, ognuna che ha una dimensione, che ha uno spazio nell'economia del romanzo. Quindi un
una visione globale di tutta l'opera in cui si fanno entrare di volta in volta i vari personaggi e si fa entrare la storia con il racconto anche della storia dell'epoca. E quindi l'influenza che ha la storia più grande sui singoli personaggi e i personaggi in qualche modo con la loro mentalità, la folla, anche nella storia stessa. Quindi come queste due entità, la storia, la grande storia e la piccola storia dell'individuo risentono una dell'altra e si intersecano a vicenda. E poi la capacità di prendere un personaggio, di presentarlo e quindi di tratteggiarne i caratteri fondamentali. Per cui poi, una volta che Manzoni ce l'ha presentato, noi sappiamo già come lui agirà, come si comporterà di fronte alle situazioni. Non c'è più bisogno di spiegare da parte dello scrittore perché fa così o perché fa colà. Quando lui ce l'ha descritto fin dall'inizio, noi sentiamo già come sarà il suo modo di rapportarsi con la realtà che vive. Poi il paesaggio, altro personaggio, come usa il linguaggio romanzo anche come linguaggio filmico, in qualche modo. Già dall'inizio, no, già l'incipit è un grande campo che ci fa vedere il contesto, che ci fa vedere il panorama su cui l'azione si svolge. E lo prende da lontano e poi man mano la camera si avvicina, si stringe sul paese, poi sale lungo le coste della montagna e ci fa vedere come in quella salita le altre cose, le varie cime cambiano di dimensione, di aspetto, man mano che ci si avvicina, man mano che indirettamente ci si avvicina anche al primo personaggio nella storia che incontriamo, Don Abbondio, i due bravi. E qui la camera che lo riprende prima, come dire, prima da dietro, nel senso che con una soggettiva ci fa vedere quello che il protagonista vede, quei due bravi messi in quella posizione, poi già le fiamme nel capitello che ci introducono in una dimensione storica in cui Dio faceva mondo. Non si poteva capire il mondo, non si possono capire quindi anche i Promessi Sposi, il mondo di allora, del 600, senza capire questa dimensione, senza capire che tutto ruotava intorno alla religione, non soltanto i piccoli personaggi, non soltanto i bigotti, ma il mondo di allora era incentrato sulla religione, sul credo, sul rapporto che ognuno aveva con un Dio, insomma, e quindi sulla necessità che questo comportava, su come Dio interveniva nei fatti umani, cosa che adesso non è più, Dio è morto, dice Nietzsche. Ma allora era così. E la lettura dei Promessi Sposi ci mette in rapporto con questo modo di sentire, che altrimenti non avremmo occasione forse di percepire in maniera così diretta, così immediata. Lì si sente questa presenza di Dio nella storia, tutti i personaggi, bene o male, si confrontano con la loro fede e quindi anche con le dimensioni che questo comporta, quindi anche con la dimensione della morte, con la dimensione del senso che ogni personaggio o che i personaggi danno della loro vita. E anche in qualche modo con la rassegnazione con cui affrontano e accettano spesso la morte, no? Manzoni non si dilunga molto a fare grandi descrizioni dei lutti. C'è gente che ha perso tutto anche nella peste, no? La vedova che per esempio ha perso il marito, i figli, no? Ma poi continua a vivere, si lega a Lucia. Non c'è questa elaborazione del lutto perché forse anche la morte allora era un evento più naturale di quello, di quanto lo sia adesso. Si moriva di più, si moriva prima. E questo era in qualche modo consolato con questa visione, anche con questa immanenza di Dio nella storia. Cioè, per parlare anche della centralità, insomma, no? Del messaggio che secondo me ci dà Manzoni, e quindi di quello che è il nucleo, insomma, il nucleo
anche ideale, insomma, di questo romanzo, proprio partirei invece dalla fine, partirei proprio da una frase che Manzoni mette in bocca a Renzo e Lucia proprio alla fine del romanzo, quando Renzo dice alla fine cosa ha imparato ed elenca un po' le cose che ha imparato dalla sua esperienza. Dopo un lungo dibattere e cercare insieme, conclusero che i guai vengono bensì spesso perché ci si è dato cagione, ma che la condotta più cauta e più innocente non basta a tenerli lontani, e che quando vengono, o per colpa o senza colpa, la fiducia in Dio li raddolcisce e li rende utili per una vita migliore. E questo, secondo me, ci aiuta a capire il senso di questo romanzo. È un romanzo in cui i guai arrivano a vari personaggi, no? Personaggi, ognuno ha una storia, una vicenda fatta di guai, soprattutto i poveri, diciamo Renzo, Lucia, Agnese, sono toccate da qualcosa che è esterno a loro. Loro non si sono andati a cercare, no? Don Abbondio. Ma i guai gli sono arrivati lo stesso. A volte se li vanno anche a cercare. Renzo a Milano se li è andati a cercare i guai. Ha fatto qualcosa di cui poi si è pentito. Però, insomma, bene o male, sia che te li cerchi i guai, sia che non te li cerchi, questi arrivano. E arrivano soprattutto, ma arrivano a tutti, ma arrivano soprattutto a quelli che sono più indifesi rispetto alla vita, no? Quelli che non se li cercano, che vorrebbero vivere volentieri tranquilli. E invece no, le vicende, i cattivi delle varie storie, i potenti, i prepotenti, arrivano anche a creare guai anche a chi non li vorrebbe. A quel punto i guai arrivano, però insomma la fiducia in Dio, quindi la fiducia in qualcosa in una vita trascendente, ti aiuta a raddolcirli, ti aiuta ad accettarli questi guai e in qualche modo riesci a dare un senso anche alle disavventure che ti arrivano e a crearne un bagaglio, un armamentario che ti può servire per una vita migliore, al di qua o al di là, perché ci crede ovviamente. Ma questo secondo me è un po' il senso che ci lascia capire tutta la filosofia che c'è dentro questo romanzo. E infatti, secondo me, questa storia si divide in personaggi, diciamo così, buoni e cattivi, no? Li vediamo questi buoni e cattivi. Male bene, no? Ma cos'è poi il male e il bene in questa storia? Chi sono i buoni e chi sono i cattivi? I buoni, secondo me, sono quelli che non vivono soltanto per loro, ma riescono a dare un senso alla loro vita che sia quella di prendersi cura, di avere a cuore anche l'altro, il bene del prossimo, in qualche modo, insomma, a fare in modo che anche gli altri stiano meglio, perché se anche gli altri stanno meglio anche loro, e quindi a mettersi a disposizione dell'altro. Quindi vivono in rapporto a qualcosa d'altro che è il prossimo, che è il loro prossimo. Chi sono i cattivi? I cattivi sono quelli che invece pensano soltanto ad accumulare ricchezza o titoli, onori, pensano a scapito degli altri invece, no? A togliere agli altri, a offendere, ad essere prepotenti nei confronti degli altri, a prendersi quello che è in debito, quello che non è dovuto, e quindi ad arricchirsi e quindi a cercare soltanto il proprio tornaconto, a discapito degli altri, non sono neutri, agiscono a scapito dell'altro. Questa è la grande distinzione, no? Secondo me, tra i buoni e i cattivi. E Manzoni, se guardate bene, poi no? La provvidenza, non so cos'è, ma alla fine chi si comporta in maniera, diciamo, i buoni vengono ricompensati. I buoni sono capaci di amore, i cattivi no, i cattivi non sono capaci di amore, pensano solo a se stessi, salvo ravvedersi all'ultimo momento per cause così, ma e qual è il loro destino? È la solitudine,
Don Rodrigo muore solo, il Griso muore solo, i cattivi sono destinati a rimanere soli. I buoni, diciamo così, nel romanzo sono capaci di amore, sono capaci di sentimento, di sentire l'altro e quindi sono capaci di trovare consolazione e di essere in qualche modo ripagati, quindi ripagati non rimanendo soli, e anche di essere ricordati. Pensiamo a Fra Cristoforo, no? Alla morte di Fra Cristoforo e al ricordo che lascia Fra Cristoforo dopo la sua morte, no? Quindi il comportamento virtuoso, diciamo così, la capacità di provvedere agli altri, di darsi agli altri, oltre che arricchisce la tua vita facendoti essere capace di amore, di dare e di ricevere amore. Qui c'è un momento in cui viene fuori questo. Manzoni scrive così: si schermiva anche, parlando di Gertrude, quando poteva, per rispondere alle domande curiose di quella sulla storia antecedente alla promessa. Lucia le faceva delle domande, no? Su com'era prima di fare la sua promessa di diventare monaca. Ma qui non erano ragioni di prudenza per cui Gertrude si schermisse, non volesse parlare della sua storia precedente. Era perché alla povera innocente, cioè Lucia, quella storia pareva più spinosa, più difficile da raccontarsi di tutte quelle che aveva sentite. E che credesse di poter sentire dalla signora. In queste c'era tirannia, insidie, patimenti, cose brutte e dolorose, ma che pur si potevano nominare. Nella sua c'era mescolato per tutto un sentimento, una parola che non le pareva possibile di proferire parlando di sé e alla quale non avrebbe mai trovato da sostituire una perifrasi che non le paresse sfacciata. L'amore, nelle storie anche scabrose delle famiglie dei potenti, non c'erano momenti di amore. Quelle di Lucia, degli umili in qualche modo, in quella storia di Lucia, si traspariva invece questo sentimento, questa capacità che avevano gli umili, insomma, soprattutto quelli che ci descrive Manzoni. Le figure positive sono figure che sono capaci di sentimento, di amore, di prendersi cura del prossimo. Le figure negative sono invece tutte figure che opprimono, che cercano di prevaricare l'altro, che cercano il loro profitto, il loro interesse e che in questa condotta rimangono soli. C'è però da dire qualcosa, no? Che queste due dimensioni non sono così distaccate, nel senso che non è che uno sia solo così e l'altro è solo colà. C'è la possibilità di un cambiamento, no? Di una conversione, no? Vediamo due grandi conversioni, quella di Fra Cristoforo, che poi si butta completamente, no? La sua vita la dà completamente agli altri, no? Fino a farsene carico e fino a morire di questa sua dedizione. E poi dell'innominato, no? Figura grande, importante, no? Questo uomo che a un certo punto si converte e già Manzoni quando lo presenta fa sentire che questo uomo è in crisi, no? E nella sua conversione, uomo potente, uomo che ha un grande carattere, che ha un grande carisma e nella sua conversione riesce, pur cambiando completamente, riesce a mantenere questo carisma. Quello che aveva nel male riesce poi a riportarlo nel bene e anche quindi a farsi seguire. Potrebbe sembrare che nel momento in cui cede, che nel momento in cui si converte, come dire, diventi debole, perda la sua autorevolezza e invece no. Conserva anche nel bene, diciamo così, la sua autorevolezza e riesce a dare rifugio, no? Quando ci sarà l'invasione dei Lanzichenecchi, insomma, a tutta la popolazione che viene tormentata dal passaggio di questi che poi, tra l'altro, oltre che distruzione, morte, portano anche la peste. Questa figura centrale, no? La conversione, il fatto che si può diventare da una cosa e diventare un'altra ed essere coerenti. Anche poi nel bene come lo si era nel male, insomma, e mantenere anche la propria dignità nel fare del bene, sempre che accettiamo queste dimensioni del bene e del male, però insomma,
Abbiamo detto che Dio faceva il mondo e quindi bene e male c'erano, insomma, c'era il comportamento virtuoso e c'era quello non virtuoso. E poi tutte queste figure che Manzoni costruisce e anche determinate sue, un determinato giudizio che Manzoni dà, per esempio sulla giustizia, no? La giustizia è vista male da Manzoni, non c'è giustizia. Insomma, la giustizia è un qualcosa che riguarda, è un qualcosa che fanno i potenti a loro vantaggio e spesso la giustizia è vessatrice nei confronti degli umili. E qui ne abbiamo tanti esempi, no? È argomento che spesso poi tratta con ironia, con sarcasmo Manzoni, no? Pensiamo a tutto l'elenco delle grida, no? All'inefficacia, le punizioni sempre più grandi, ma l'incapacità. Pensiamo ad Azzeccagarbugli, insomma, no? Che è amico stretto di Don Rodrigo. Insomma, la giustizia gestita dai potenti non è giustizia, insomma, spesso è prevaricazione, li aiuta a. E quindi non c'è una giustizia che garantisca gli umili. L'unica giustizia gli umili la possono trovare al di là, insomma, no? La possono trovare tra di loro, nella solidarietà reciproca, nell'intreccio che riescono a creare tra di loro, oppure la possono trovare in un altro mondo, non in quello storico in cui vive Renzo. E poi il potere, insomma, no? La gestione del potere che è una gestione sempre autoritaria, sempre ipocrita, che bada a mantenere se stesso, insomma, che è incapace di prendersi cura di chi amministra, più preoccupati della guerra in Monferrato piuttosto che non della peste in Milano. Lì si mandano i soldi e i soldati, poi il pregiudizio, il mondo del pregiudizio. Ma anche nella, come dire, in questa incapacità dei potenti, no? Che hanno dei compiti di gestione del potere, quindi avrebbero per compito quello di preoccuparsi del benessere della gente, della fame. Questi non lo fanno, pensano comunque solo ai loro interessi. Chi riesce invece a dare un contributo fattivo, vediamo nel Lazzaretto, rimangono alla fine i frati, rimangono quelle persone che lo fanno con amore, non perché hanno potere, e riescono a risolvere anche quei problemi pratici, lo smaltimento dei cadaveri, per esempio, che il potere non riesce a risolvere. Quando ci sono i problemi veri, il potere poi c'è delle armi, non sa cosa fare. Chi invece trova una risposta e la trova tramite il proprio sacrificio personale, tramite il proprio impegno personale, sono i religiosi spesso, insomma, no? O sono gli umili che si mettono assieme. E poi c'è questa sinfonia fatta da questo mettersi insieme di tanti personaggi. Il grande romanzo ha, no, tante storie al suo interno, le contiene, sembrano tante divagazioni, ma tutte le divagazioni sono fondamentali per capire l'insieme del quadro. Spesso sono più belle le divagazioni che non la storia, che magari potrebbe essere banale, no, presa in se stessa. Quando ci confrontiamo con grandi opere, dobbiamo pensare che forse la storia, la trama, non è la cosa più importante, che è l'insieme di questo quadro, di questa sinfonia, che ci dà poi l'aspetto più denso, no? Che ci fa percepire la bellezza dell'opera. Le divagazioni sono importanti perché poi permettono tante riflessioni, permettono di capire tanti aspetti della realtà che la storia non ci potrebbe dare. E quindi questa ricchezza di personaggi, questa abilità di Manzoni, a un certo punto lui lo dice, no? Fa una similitudine in cui lascia un personaggio, poi ne prende un altro e dice come un cane, insomma, in un gregge di pecore che prima ne prende una, che scappa, poi ne prende un'altra. Insomma, anche lui, questi personaggi, prima li molla e poi li riprende e li incastra, insomma, e fa in modo con un tessuto, insomma, molto abile e bellissimo, insomma, no? Nel risultato. Fa in modo di metterli insieme e di portare avanti questa storia facendo agire prima l'uno, poi l'altro, insomma, e poi nella loro coralità.
e i dialoghi quindi che poi ne risultano. E quindi poi i caratteri, no? Questa caratterizzazione molto, molto accentuata che hanno i suoi personaggi, no? A partire dal primo, da Don Abbondio, da Perpetua, perfino Agnese, ovviamente Lucia, Renzo, insomma, ognuno ha un suo carattere, Azzeccagarbugli, Don Rodrigo, vabbè, è cattivo, ma persino Don Ferrante, Donna Prassede, erudito, no? Dell'epoca che pensa di sapere tutto perché ha letto quei libri di cui fa l'elenco, e poi però non riesce a capire la realtà che gli sta sotto mano e muore miseramente perché era convinto della sua filosofia. Donna Prassede che vuole invece fare del bene a tutti i costi, ma il bene non è quello che è il bene per gli altri, è quello che è il bene per lei, è la sua visione del bene che vuole imporre, no? E che vuole imporre a tutti e che da questo punto di vista viene evitata da tutti, no? Perché anche il bene bisogna saperlo fare da un certo punto di vista. E Don Abbondio che vuole continuamente stare fuori dai pastizzi, lui non chiede altro che la sua tranquillità e invece si è portato dentro suo malgrado, insomma, e non riesce a uscirne, per cui cade continuamente in contraddizioni. Però, insomma, notavo come Manzoni alla fine, in qualche modo, lo riscatta, Don Abbondio, no? Lo fa diventare quasi un personaggio simpatico alla fine. Insomma, gli mette in bocca anche qualche battuta un po' ironica, lo riscatta perché, insomma, in qualche modo il suo valore è quello di essere e di rimanere vivo, no? A un certo punto dice: sì, però loro sono morti, io sono ancora vivo. E quindi, insomma, questo piccolo riscatto anche per Don Abbondio è la caratteristica di questi personaggi, per cui rimangono eterni, eterni, insomma, continuano a vivere dentro di noi, è che ognuno incarna un aspetto della nostra personalità, li vediamo tutti dentro di noi. Noi tutti siamo un po' Renzo, un po' Lucia, un po' Don Ferrante, un po' Donna Prassede, un po' Don Abbondio, un po' Don Rodrigo. Ci piacerebbe essere il Cardinal Federigo, a volte l'innominato, ma insomma, tutti quanti, no? Abbiamo questi tratti, no? Quindi sono tanti caratteri che ognuno di noi si porta dentro, poi ognuno di noi sopravvaluterà un altro a scapito di un altro, insomma, alla fine dobbiamo decidere quale carattere vogliamo tirar fuori di noi, ma potenzialmente li abbiamo tutti dentro di noi ed è per questo che li sentiamo così vicini, no? Perché lo studio psicologico di questi personaggi è profondo, riguarda anche il nostro modo di sentire profondo e poi riuscire a descriverli così bene, a dirli così bene, insomma, a trovare anche così, delle formule di linguaggio per tratteggiarli, insomma, no? Con un pennello così, così preciso, con delle similitudini che poi rimangono nella storia della letteratura. Ecco, allora diciamo che ci sono dei motivi letterari, grande opera, grande sinfonia, capacità di mettere insieme i vari temi, una storia importante, una trama che ha il suo valore, ma con tante altre storie che si compenetrano, che potrebbero essere già per conto loro dei libri a parte. E la capacità di tenere insieme tutto questo con un linguaggio, e poi mi dimenticavo di dire, insomma, la poesia che viene fuori in determinati momenti, in determinate descrizioni, no? L'incipit, Dio Monti, la storia di la madre di Cecilia, la descrizione dell'orto dopo l'invasione delle anziche necchi, dell'orto di Renzo, tante cose che sono poesia pura, no? Quindi questi motivi stilistici, diciamo così, no? Questi motivi compositivi, stilistici, questa capacità di maneggiare la forma romanzo e che possiamo trovarla in ogni passo di questo libro, no? Nessun passo scade. Ci sono dei momenti in cui l'azione va avanti più spedita, ci sono dei momenti in cui. E poi questa capacità anche di precisione, questo legame con la storia vera, no? Per cui è un romanzo che risente
di una storia, di passaggi storici importanti, veri, insomma, descritti anche questi con molta precisione. E poi di tratteggiare la psicologia dei personaggi, insomma, no? Di creare questo intreccio in cui ognuno, non so, mi viene in mente, per esempio, non so, il dialogo tra il padre provinciale e il conte zio, no? Che, per esempio, è un trattato di diplomazia, di sottile diplomazia. Questi aspetti che si vanno a vedere tra le pagine del romanzo, se si ascolta ogni pagina o se si legge ogni pagina, insomma, con l'attenzione dovuta, salteranno fuori tantissimi spunti e poi tantissime considerazioni che tra le righe fa il Manzoni, senza quasi farsi sentire, ma facendoci capire molte cose. Allora, romanzo ancora attuale, romanzo, non lo so, si diceva che anch'io, ma perché come tutti gli altri, insomma, no? Quando lo studi a scuola, le cose, sei troppo piccolo, non le capisci, no? Si studiava in seconda, cioè, io ho fatto lo scientifico, in seconda liceo scientifico, ma era una cosa noiosa allora, insomma, non. Lo si subiva, no, non lo si amava. Poi però, man mano che si cresce, si impara ad amarlo questo libro. Si impara ad amarlo e poi lo si legge e si sente la necessità di rileggerlo. Questo è un libro che quando l'hai finito ti viene quasi la voglia di ricominciarlo. E poi di ricominciarlo ancora, io credo di essere alla terza, quarta lettura di questo romanzo. Però non ti stanca, è come ritornare tra parenti, insomma, non so, tra amici, tra vecchi amici, tra persone che si sono conosciute e con le quali ti piace ancora stare insieme, insomma, no? Con i loro difetti, con le loro emozioni, con il loro modo di vivere il reale, perché poi c'è anche una profondità, insomma, la vita era quella. Molti personaggi di questo romanzo hanno capito l'essenza della vita, insomma, no? Hanno un rapporto con la parte con il nucleo più autentico del vivere, anche sociale, quello che hanno subito i passaggi, la fame, la distruzione, la violenza degli anziché vecchi, la peste, la morte, la necessità, il lavoro, la durezza del lavoro, insomma, tutte quelle cose che rendono, come dire, che rendono la vita o che si trovano nei momenti più essenziali della vita. Io vorrei raccomandarvi di leggerlo, oppure anche di ascoltarlo. Mi risulta che prima di morire ne ha fatto una lettura Paolo Poli, il grande Paolo Poli. Non ho avuto modo di sentire quella lettura. La sua lettura di Pinocchio è splendida. Non ho sentito la sua lettura dei Promessi Sposi. Poi ce n'è un'altra in rete che si trova, che è di Silvia Cecchin. E poi c'è la mia. Io non lo so, scegliete, insomma, quella di Silvia Cecchin su Liber Liber è una lettura libera, insomma, non costa niente. La mia non costa niente. Quella di Paolo Poli non ho visto che si trovi in rete, per cui non sono riuscito a sentirla, non sono riuscito a capire se è altrettanto sentita, altrettanto, è un grandissimo, insomma, se è altrettanto gradevole come quella di Pinocchio. Sicuramente ne varrà la pena. Comunque, insomma, se non avete di meglio, ascoltate la mia. Io ho cercato di fare quanto potevo, è un testo che sento. Certo, non è un testo facile da leggere ad alta voce. Poi l'ho letto anche abbastanza in fretta, perché credo di averlo terminato nel giro di meno di un mese. Facendosi tutto, non è un tempo lungo, insomma, no? Facendosi tutto vuol dire anche non soltanto registrando, leggendo, ma anche sistemando i vari file, insomma, la post-produzione la chiamano. Molto modesta, insomma, per come sono riuscito. E quindi, insomma, se non trovate di meglio, ascoltatevi la mia, se avete voglia di ascoltarlo. Se invece volete andare più al sodo e volete leggerlo, allora leggetelo. Oppure si possono fare anche le due cose, insomma, si può
leggerlo e ascoltarlo contemporaneamente oppure in tempi diversi. Tante cose si possono fare. L'importante è fare e mettersi a confronto con i classici, come in questo caso, insomma, no? Ci fa poi, come dire, raffinare il gusto. Quando abbiamo letto grandi romanzi, grandi opere come questa, poi siamo molto più capaci di valutare, di capire anche l'altra letteratura, diciamo quella minore, ma riusciamo a dare un giudizio più articolato, riusciamo a individuare dove c'è arte nella scrittura e dove invece siamo di fronte a delle cose banali che ci fanno perdere tempo e che non ci lasciano niente. In questo caso la storia ci lascia, questa storia, come si sposa, questo libro ci lascia una grande eredità e anche uno strumento per valutare, per capire quello che è interessante, quello che è valido nel campo della letteratura. Grazie, un saluto a tutti voi.